8 e 7 minuti in diretta in Blu 2000 DAB nazionale. Do il buongiorno al presidente della WISP nazionale, Tiziano Pesce. Buongiorno Tiziano. Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, la WISP, come un po' tutto lo sport di base, ha voluto far sentire naturalmente la sua voce per dire no alla guerra, per dire che veramente chi mette mano alle armi sbaglia sempre e comunque. Questa mattina a Roma, tra poco ci collegheremo anche col segretario confederale della CISL Giulio Romani, c'è una manifestazione. Ieri abbiamo visto a Bologna e in tante altre città la mobilitazione spontanea e collegata naturalmente alle associazioni che fanno capo al mondo del pacifismo, al mondo delle, naturalmente, della Chiesa e delle associazioni appunto di base, hanno voluto far sentire la propria voce. Un momento davvero difficile nel quale non ci si può tirare indietro e bisogna dire una parola e bisogna organizzarsi. Assolutamente Ugo, proprio così. Entriamo oggi, come hai ricordato questa mattina anche nel corso della rassegna stampa, entriamo nel terzo giorno di una guerra terribile, tremenda, di una guerra a noi vicina. Pensiamo che è una guerra distante poco più di 2 ore di volo da un qualsiasi aeroporto italiano. Come WISP ovviamente, come associazione, come corpo intermedio di cittadinanza attiva che ha i valori del pacifismo, direi, scolpiti nel proprio statuto, non potevamo che muoverci immediatamente insieme a tantissime altre associazioni, organizzazioni di terzo settore. Già nella giornata di martedì, in occasione dell'Assemblea Nazionale, proprio del Forum del Terzo Settore, abbiamo da subito aderito all'appello lanciato dalla rete italiana Pace e Disarmo: si fermi la guerra in Ucraina e parta un vero processo di pace. Il primo obiettivo ovviamente da condividere non può che essere quello della attenzione alla protezione umanitaria dei civili e di rendere disponibili corridoi internazionali protetti per consentire anche alle organizzazioni umanitarie un intervento efficace e senza rischi. Oggi i quotidiani mettono in evidenza come le Nazioni Unite addirittura temano 5 milioni di profughi. Hai ricordato le tante iniziative che si stanno susseguendo in questi giorni, le fiaccolate di ieri sera. Noi come WISP abbiamo appunto voluto, anche come soci fondatori proprio della rete italiana Pace e Disarmo, fare un appello a tutte le nostre associazioni, società sportiva affiliate, i nostri associati, di partecipare alle iniziative di mobilitazione. E come ricordavi questa mattina, tra l'altro una giornata per noi importante perché avremo anche il Consiglio Nazionale, ma questa mattina a Roma alle 11, lo ricordiamo, in piazza Santissimi Apostoli, saremo in tante organizzazioni del terzo settore per gridare no a ogni forma di guerra, no alla guerra in Ucraina. Che davvero, davvero è importante proprio far sentire la propria voce e parlare con una voce unica, sperando che questi echi arrivino anche a scaldare i cuori di quanti invece continuano a pensare che le cose si possano e si debbano risolvere soltanto mettendo mano alle armi. Il mondo dello sport non è la prima volta che in qualche modo vuole testimoniare, specie lo sport di base, se devo essere sincero, vuole testimoniare il suo no alla guerra. Spesso, lo leggevo anche nelle parole del fondo del quotidiano Avvenire a firma della collega Lucia Capuzzi, il mondo anche, no, del pacifismo negli ultimi tempi era stato quasi preso un po' come una sorta di macchietta. Sì, vabbè, i colori, certo, andiamo in piazza, facciamo un po' di caos, eccetera, poi cosa volete, la guerra, sì, tanto, insomma. E poi invece scopriamo, no, la guerra c'è. La guerra è una cosa che c'è ed è importante far sentire la propria voce. Mi ripeto, pensiamo anche a quello che è successo in Russia. Ci sono state manifestazioni, sono state bloccate subito, ma ci sono state manifestazioni. È possibile dire no, io voglio smarcarmi? L'hanno fatto anche dei grandi testimonial dello sport russo. Tiziano. Sì, assolutamente, hai sottolineato un punto molto importante. In queste ore noi dobbiamo essere ovviamente vicini e solidali alla società civile pacifista in Ucraina, ma anche in Russia. Abbiamo visto arrivare proprio da quel paese delle testimonianze davvero importanti e abbiamo letto, abbiamo ascoltato di quante migliaia di persone abbiano
siano finite in carcere dopo le iniziative di questi giorni. Parlavi di mondo dello sport, parlavi dell'importanza di una voce unica, e proprio su questi temi abbiamo voluto nella serata di ieri, ecco, stringere un nuovo patto associativo, vero, rilanciare una partnership per noi importante, perché proprio nella serata di ieri, insieme ad organizzazioni del valore assoluto di Amnesty International, di Assist, dell'Associazione Nazionale Atlete, di Sport for Society e dell'Usi Grai, abbiamo voluto lanciare un appello al mondo proprio dello sport italiano ed europeo perché si prenda insieme pubblicamente, con forza, posizione contro la guerra in Ucraina e in difesa appunto della popolazione civile, perché lo sport, come sai bene, è un veicolo potente di valori, di mobilitazione delle coscienze. Abbiamo chiamato in causa, ricordato anche quelli che sono i principi fondamentali della Carta Olimpica, in particolare l'articolo 3 e 6, che richiamano proprio all'impegno per favorire l'avvento di una società pacifica. Ma abbiamo voluto anche ricordare quanto prevede, per esempio, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che riconosce proprio tra i propri target lo sport come costruttore di pace e tolleranza. E allora abbiamo appunto lanciato un appello al Comitato Olimpico Italiano, a tutti gli organismi sportivi, alle federazioni italiane ed europee, di unirsi in questa mobilitazione, lanciando anche un hashtag Sport Against War, Sport contro la guerra. Sappiamo anche in queste ore, lo ricordavi tu prima, quanto sia anche importante tutto l'aspetto della comunicazione. Forse questa è la prima, diciamo, guerra, il primo conflitto che viene raccontato in una maniera così fortunatamente, con i social, devo dire, assolutamente, particolare, attraverso i social. E quindi crediamo che i social, senza ovviamente farsi prendere da facili ottimismi, però possono contribuire, ecco, a condividere questi messaggi di pace. Assolutamente. No, Tiziano, grazie anche per aver ricordato questa iniziativa davvero importante. Andatela a cercare, perché basta appunto scrivere hashtag Sport Against War, per dire che lo sport, che spesso viene tacciato di essere quello dei miliardi eccetera, poi vedi però magari le lacrime ieri di Mihajlovic e scopri che lo sport è fatto da uomini che hanno delle storie anche importanti, come appunto quella di Mihajlovic, la guerra nei Balcani eccetera. Assolutamente, lo abbiamo ricordato più volte, lo sport come linguaggio universale, ecco. Utilizziamo questo linguaggio universale anche in questo triste e tragico momento. Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP, un abbraccio e a presto davvero, Tiziano. Grazie Ugo, grazie come sempre della sensibilità e dell'attenzione che mettete al nostro mondo.